scoperto di avere il diabete quando avevo 14 anni e mezzo, mi sono sentita malissimo, sono stata ricoverata in ospedale con 680. In ospedale niente, mi hanno tenuta una settimana, alimentata con flebo di sodio e potassio. Mi sono spezzate anche le vene perché non reggevano più dopo una settimana. Ho perso tanti chili arrivando a 45 chili, quindi ero diventata proprio scheletrica. E inizialmente non è stato facile. Con le pene andava bene fino a un certo punto, quando poi continuamente avevo delle continue ipo dovute a cosa non si sa, perché io dicevo: ma com'è, la glicemia va bene, va tutto bene, perché queste ipo? Che poi avevo anche ipo gravi, valori di 30, 40, anche al di sotto, che io non riuscivo più a gestire, perché avendo ipo gravi io perdevo i sensi. E mi arrabbiavo anche in questo, perché io dovevo studiare, cioè, e dovevo studiare, andando all'università non riuscivo a concentrarmi, quindi a un certo punto chiudevo i libri e dicevo basta. Io stavo in ipo, cioè veramente andavo in ipo, non capivo niente più. Se il professore spiegava e comunque devo seguire, studiando l'arabo, ahimè, è una lingua difficile, che io devo stare lì a sentire loro, cioè il professore cosa dice, io non riuscivo a capire niente, non mettevo due parole insieme, cioè per me è stato difficile, è stato tremendo. Quando mi hanno parlato della prima volta del microinfusore, beh, cosa ho pensato? Che volevo scapparmene. Pian piano sono arrivata a dire, beh, le glicemie non vanno bene, con le pene mi sono scocciata, ipo e iper in continuazione, cosa voglio fare? Provo il micro. Da quando c'è il micro è tutto più facile, cioè magari devo mangiare, ecco, vado da una parte, mi faccio un panino, stesso per strada, erogo, perché poi il micro è come se avessi un telefonino, è come se mandassi un messaggio, cioè con due pulsantini, cioè sto lì e faccio erogo, lui mi eroga insulina e io mangio quello che devo. A livello di vita veramente mi è cambiato tanto, non ho vincoli di orario, ripeto, faccio tutto quello che voglio, lo metto, lo tolgo, cioè che ne so, faccio una doccia, sto a mare, vado a qualche parte senza problemi, attività fisica, cioè veramente non ho problemi. Ho un buon risultato della glicemia, che è la cosa che veramente, cioè, mi fa stare meglio da quando il micro, non ho più ipo e iper in continuazione, prima era ingestibile, adesso è tutto più gestibile, è tutto più vivibile. Cosa posso dire? Che adesso col microinfusore non è più il diabete che controlla me, ma sono io che controllo il diabete.